Buongiorno ragazzi, oggi a Padella in Fiamme facciamo la torta allo yogurt, ottima sia per la colazione che per la merenda. Questa ricetta ha parecchi anni, infatti io me la ricordo da quando ero piccolo, quindi parliamo di più di 30 anni fa. Ma la particolarità è che gli ingredienti non vengono pesati, ma viene usato il vasetto dello yogurt come unità di misura. Bene, seguitemi e andiamo a fare la torta. Per questa ricetta ci vogliono 3 uova, ma quando sono molto piccole gliene mettiamo 4, come nel mio caso. Da adesso in poi userò i vasetti dello yogurt vuoti per aggiungere gli altri ingredienti. Quindi aggiungo 2 vasetti di zucchero. Una bustina di vanillina per dare profumo. Con una frusta o con un frullatore cominciate a montare fino a ottenere un composto spumoso. Aggiungiamo 3 vasetti di farina 00. Come vi dicevo, questa ricetta ha parecchi anni. Secondo me è saltata fuori quando hanno inventato i vasetti dello yogurt. Infatti ho visto usare farina di grano duro, ma diciamo che quella indicata è quella bianca. Se ve ne siete accorti, non ho setacciato la farina e il lievito che andrò ad aggiungere. Voglio interpretare la ricetta come faceva mia nonna, però è meglio setacciare tutto per evitare i grumi. Ma io con la forza delle mie mani scioglierò tutto. Mettiamo una bustina di lievito per dolci. Serve a rendere la torta soffice e morbida. E adesso viene bello, dobbiamo sciogliere tutto. E voilà, missione compiuta. Aggiungiamo un pizzico di sale per esaltare il sapore. Adesso aggiungiamo lo yogurt, io sto usando quella alla nocciola, ma voi usate quello che vi piace di più. L'importante è che sia lo yogurt che le uova siano a temperatura ambiente, quindi li togliamo dal frigo 2 ore prima. Serve ad ottenere un risultato migliore a livello di lievitazione. E per ultimo mettiamo un vasetto di olio di semi. Adesso preparo lo stampo con la carta da forno. Vi faccio vedere il metodo che adotto io. Se non avete questo tipo di teglia che si apre, allora imburrate e infarinate l'altro stampo. Perfetto, bella tirata. Adesso con le forbici togliamo la carta da forno in eccesso. Come circonferenza misura 24 cm, ideale per questa quantità di impasto. Adesso versiamo tutto il composto e prepariamo il forno. Inforniamo a 180 gradi per 30 minuti a forno statico. Ci siamo, colore perfetto, mi sembra che sia pronto. Adesso facciamo la prova dello stecchino e vediamo se è cotto bene. Se vediamo che è umido, lo rimettiamo di nuovo nel forno. Ottimo, asciutto. Adesso aspettate che si raffredda completamente. Adesso siamo pronti per sformarlo. E con un coltello ci aiutiamo per staccare i bordi. Thank you.
Ecco qua, direi che è venuto bene. Spolveriamo con zucchero a velo. E adesso la parte che preferisco, il taglio. Che dire, guardate, perfetta. Ascoltate che suono che fa. Non mi rimane che assaggiarla. Se la ricetta vi è piaciuta, mi raccomando, seguitemi su Facebook, Instagram e su YouTube. Cliccate mi piace oppure vi iscrivete. Sotto vi lascio il link. Un saluto da Antonio e al prossimo video di Padella in Fiamme.